Coach Mio Sacchetti, al netto della Supercoppa, si parte, 7 mesi dopo si torna a giocare per i 2 punti in classifica in campionato. Beh, sicuramente è emozionante che riprendiamo la strada che avevamo lasciato prima. Un esordio è sempre una cosa particolare, però penso che ci sia una cosa importante di iniziare. Non sappiamo ancora com'è il discorso del pubblico, ma noi adesso pensiamo solo la pallacanestro giocata. È un esordio fuori casa, non è importante contro chi giochiamo, contro la squadra che giochiamo, non è quello l'importante. L'importante è far vedere che abbiamo fatto un passo avanti in qualche miglioramento. Come sta la tua squadra? Ma un pochettino meglio, abbiamo lavorato bene i primi 3 giorni della settimana, abbiamo caricato molto, adesso ci abbiamo ancora un paio di giorni per arrivare ad avere un pochettino più di fluidità per imparare a conoscerci meglio. Mancinelli sarà tenuto a riposo perché è opzionale. Sì, perché Mancinelli ha questo problema al tendine, sta iniziando a correre tutto, però non è una priorità su un giocatore che non è al 100%, perciò non è proprio il momento di andare a rischiare niente. Grande attesa naturalmente sui 3 top scorer della scorsa stagione, come procede la loro intesa, coach? Beh, penso che abbiano tutti e 3 questa funzione, che hanno delle qualità per migliorare la squadra. È logico che sono dei buoni realizzatori tutti, però penso e spero che loro abbiano come focus sicuramente i risultati della squadra, mettendo le loro qualità al servizio degli altri. Noi sta ad usarli bene in questa situazione e loro di coinvolgere magari anche altri. L'idea, coach, è quella di provare a partire subito ad alte marce o dosare anche quelli che saranno le energie e i tempi in una stagione che si preannuncia comunque molto lunga? Sicuramente adesso partiamo con quello che abbiamo. Spero che siamo in una condizione migliore rispetto alla Supercoppa e poi vediamo col tempo. Adesso bisogna vedere il discorso lì delle Coppe Europee, che hanno cambiato un po' discorso delle partite, però noi non siamo una squadra che possiamo pensare molto più in là. Noi abbiamo bisogno di pensare a una partita alla volta. Adesso questa volta c'è Roma, poi penseremo al resto. Non possiamo fare discorsi di tenuta per il futuro e non il futuro. Il nostro futuro è domenica.